Un salve da terra mugiana. Come tutti sapete, questi giorni sono avvenute sia alla Camera che al Senato, direi finalmente sono avvenute delle cose giuste. Nonostante Berlusconi abbia fatto di tutto per salvare il Papa, hanno chiesto anche la votazione segreta. Con tutto ciò non sono riusciti. Perché? Perché una parte della cosiddetta maggioranza si è cominciata a scocciare, a seccare, hanno capito che le cose non possono andare avanti così. E quindi qualche volta dimostrano di avere un pizzico di coscienza e quindi hanno deciso che il Papa va condannato. Al Senato la stessa cosa per il senatore Alberto Tedesco, anche se era stato l'unico dal principio a dire voglio essere giudicato, quindi non si è mai opposto, più che il contrario ha fatto Papa. E poi ci sono personaggi che sono inquisiti e hanno fatto delle riprese in cui si vede che Papa addirittura, avendo scritto un libro, ai suoi colleghi si gli fa anche la dedica, è per diventare celebre. Adesso non lo so in carcere cosa fare, quando che lo distribuirà ai carcerati, non lo so. Allora, queste cose stanno avvenendo. Ma io non è che come italiano sono contento, se non sono per niente proprio. Anche perché non è bello che uno straniero, non molto lontano, uno svizzero, un austriaco, un francese, prende oggi un giornale come La Repubblica e legge che noi abbiamo il Parlamento degli Inquisiti, cioè al nostro Parlamento ci sono 84 persone inquisite. La vera ragione per cui Berlusconi ha tentato di salvare Papa è proprio questa. Perché una volta che avrebbe dato facoltà e opportunità di decidere per la condanna di un deputato, ovviamente il primo ad aver paura è lui. E poi ci sono tutti quelli vicini a lui, che sono tutti inquisiti. 84 parlamentari inquisiti. Certo c'è da gloriarsene. Non era mai successo in Parlamento un fatto di questo genere, neanche quando c'è stata la famosa Tangentopoli, neanche allora sono state indagate tante persone. Comunque andiamo avanti così, con la contentezza. Però io mi muovo perché attingo notizie tramite internet, i vari giornali e soprattutto anche Terramurgiana, che anche noi sappiamo dove cercare le notizie, non è che siamo proprio sprovveduti. E allora leggo che qualcuno, mi pare che sia stato Fini, dico subito che Fini mi ha deluso. Da quando ha fatto scomparire AN mi ha deluso. Io provengo dal Giorgio Almirante, queste sono le mie ideologie, le ho sempre dette, quindi vedere un Fini che si comporta in un certo modo non mi fa piacere. Comunque pare che abbia detto che dovranno diminuire le entrate dei deputati di ben, mi pare, 130 milioni, non miliardi, 130 milioni. Nei prossimi anni, non adesso, non tutti in una volta, no. Vedremo scaglionati nel tempo 130 milioni, che toccherà almeno un 5 euro a testa. E anche lui comincia a fare le sue buffonate. Qui non se ne vuole andare nessuno, si cerca il pretesto per rimanere lì. L'ho ripetuto e lo ripeterò fin quando non andremo alle elezioni. Qui ognuno non se ne vuole andare. Cercano di salvare la pagnotta, si dice.
Altri che pagnotti, quelli sono la salumeria, non la pagnotti. Comunque, e noi avete sentito un quarto di parola per i pensionati sociali, non ne parliamo, i pensionati normali, anche quelli. Il Berlusconi che non doveva mettere le mani in tasca, infatti non ha messo le mani in tasca nei pantaloni, no, ha tolto proprio i pantaloni, così non c'erano più le tasche. Siamo nelle mani di imbroglioni, gente concussa, gente la quale dove ha potuto mettere le mani le ha messe e sono finite qua. No, ogni giorno ne sentiamo altre, i collaboratori di marito e moglie, non so, di Tremonti, i suoi collaboratori più vicini, pare che tutti i collaboratori, cioè, i portaboss, non ne parliamo, che quelli sono, devono portare le boss, ma non dicono se piene o vuote, dicono solo che devono portare le boss. A proposito, devo da chiedere al mio parrucchiere quando è disposto a venire a tagliare i capelli, perché sennò la gente mi guarda e dice, ma questi capelli non se li taglia mai. Vabbè, qualche giorno me li toglierò. Cosa personale, a voi non ve ne frega niente. E vabbè. E dicevo, quindi siamo tranquilli, siamo contenti. Non fa niente che i giornali ogni giorno hanno da dire qualche cosa. Adesso vediamo anche che la, come si chiama quella, polverina, la polveretta, non lo so come si chiama, la presidente del Lazio, poi non si dice manco più presidente, non so come si dice, regina del Lazio, non lo so come si dice, anche quello si serve degli elicotteri per andare a fare i fatti suoi. Poi in un qualche ospedale hanno trovato che c'era una impiegata, un infermiere, non so, che io poi leggo, ma non è che, quando andava, timbrava e poi se ne andava. E questo l'ha fatto per un sacco di tempo, fino a che è stato scoperto. E il popolo, e quello è il guaio, quello è il guaio, il popolo c'è, questa è una domanda che mi pongo da un po' di tempo, sto cavolo di popolo c'è, quindi smettiamolo col parlare male della magistratura, la magistratura se avesse l'opportunità, parlo della la magistratura vera, non quella corrotta, quello di Papa e Paparino, parlo di quella reale, quella che da sempre hanno fatto il loro compito. E forse, probabilmente sarà l'unica a riuscire a mandare a casa tutti questi delinquenti, perché io li chiamo delinquenti, perché in definitiva chi c'ha conti in sospeso con la giustizia ce l'ha perché delinque, non perché ha avuto il premio Nobel. E quindi andremo a vedere, ma le cose stanno andando male, non ne parliamo. Poi il famoso grande ospedale, il San Raffaele, che pare che soltanto per me, non so cosa gli hanno messo, hanno fatto una cupola tipo San Pietro, poi sopra ci hanno messo non so che cosa, una statua, 100 milioni, 60 milioni, 80 milioni, 10 milioni, un pensionato sociale, penso che cambi 10 anni. Ma non ha importanza. Ecco perché io vorrei che le elezioni si facessero anche domani, non Bersani il quale vuole andare a fare non va, non tutti quelli che predicano e dicono andiamo alle elezioni ma non ci vogliono andare, perché anche loro prendono gli stipendi, anche loro, sì, anche loro, non ne parliamo poi dei vari, quelli che stanno attorno. Perché qua non soltanto è piatto, ma c'è pure il contorno. E il contorno assorbe, assorbe.
patatine, zucchine, sì, peperoni, assorbono. Andiamo avanti così? Io spero di no, anche perché insomma, alla mia età spererei di vedere qualche cosa di meglio. Se potessi tornerei indietro, sicuramente questa gente non la vorrei manco per vicini di casa. Purtroppo non ho questa, l'uomo non ha questa facoltà. Per la verità la prima persona che manderei indietro proprio prima di nascere Berlusconi, me lo manderei proprio indietro, indietro, oltre 80 anni. Le cose sono sempre le stesse. Finirò con non parlare più perché mi scoccio anch'io di dire sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Ogni giorno, come apro un giornale, come vedo, come guardo, eccetera, scandalo lì. Quello ha rubato. Il segretario di Tizio ha rubato. Il vice segretario ha rubato. La segretaria ha rubato due volte. Perché è donna, due volte. Tutti rubano. E i ladri? No, i ladri, visto che sono stati superati dai, non vogliono rubare più, hanno rinunciato. Dice, ma no, stanno quelli che sanno rubare meglio di noi, noi andiamo in pensione. E piano piano se ne stanno andando in pensione. Anche i ladri si sono scocciati. Troppa concorrenza. E con questo chiudo.